Bella a tutti ragazzi, sono Federico e bentornati sul mio canale YouTube. Nel video di oggi vi parlo di una cosa che nelle ultime ore è sulla bocca di tutti per quanto riguarda le community di moda e streetwear online. La collaborazione, così si dice nei rumors, tra Supreme e Dolce & Gabbana, che veramente è come i cavoli a merenda, cioè non c'entra proprio niente, direi anche meno rispetto a quanto sia stato fatto da quando è uscita quella tra Louis Vuitton e Supreme. Appunto nelle community online c'è stato sgomento, oserei dire, la gente è impazzita però nella peggiore accezione del termine perché veramente non c'entrano niente due brand al momento. Da una parte si ha un brand fondato nel 1994 avendo in mente i ragazzi, gli skater, quindi il mondo dello skate, ora non è più così ovviamente, dato che è super mainstream, Supreme, che però non si avvicina minimamente a ciò che fanno Dolce e Gabbana. Adesso vi spiaccico qua alcune delle ultime release, degli ultimi drop di Supreme, questa stagione corrente, dunque Spring Summer 2018, e qui le ultime cose fatte da Dolce e Gabbana. Tra cui queste sneakers che veramente sono orripilanti, che sembrano delle brutte copie delle Human Race fatte da Adidas in collaborazione con Pharrell. Allora, un paio di considerazioni. Niente panico, innanzitutto, da non si tratti di una cosa così eclatante, perché dopo quella collab Louis Vuitton uno se lo doveva mezzo di aspettare. Poi anche il fatto che Supreme sia stato acquisito, mi pare il 50%, sia stato acquisito dal gruppo di investimenti Carlyle, faceva capire che sarebbe espanso verso più fronti il brand, appunto anche collaborando più possibile con marchi di high fashion, anzi no, non di alta moda, ma chiamiamoli luxury. Dunque a questo punto viene spontaneo dire che Supreme, d'ora in poi, con queste collaborazioni, sarà quasi un trampolino per far avvicinare le nuove generazioni a brand del lusso che magari ancora non hanno fatto del proprio core business le generazioni dei millennials, la generazione X, Y e Z, quindi dunque accaparrarsi tutte quelle persone che adesso spendono un sacco sui vestiti, avendo come punto di collegamento appunto una collaborazione con un brand di Supreme che ovviamente fa ancora i grandissimi numeri, pur avendo ultimamente con gli ultimi drop quasi triplicato le quantità sulla maggior parte degli oggetti e degli accessori. In più oramai su Instagram, Facebook, tutti i vari social, insomma, siamo bombardati da immagini in cui ci sono outfit e accostamenti, anche di pezzi, di magari immagini still life, in cui sono accostamenti appunto con capi di abbigliamento Supreme e altri accessori, scarpe o altri capi di abbigliamento di marchi del lusso. Quindi oramai diciamo che questo fatto dell'abbinamento tra streetwear e fascia high-end, fascia del lusso, è stato completamente sdoganato. Dunque, Supreme che collabora con Dolce & Gabbana, o forse dovremmo dire il contrario, Dolce & Gabbana che collabora con Supreme, appunto per raggiungere nuova clientela fresca, giovane, che finora ancora non acquista troppi capi, troppi accessori dal brand milanese. Cosa importantissima da dire che magari non tutti sanno è che se guardiamo il Dolce & Gabbana di adesso, con queste cose di tutta roba siciliana, potremmo dire, le arance, gli ananas, eccetera, eccetera. E se poi guardiamo il Dolce & Gabbana, stesso brand dunque, di circa 18 anni fa, forse un po' meno, che è questo qui, queste cose qua, qua vedete un pantalone cargo che oramai i collezionisti, la gente che ha dei begli archivi per quanto riguarda la moda, anche vintage appunto, ci sbavano sopra, su un capi come questo appunto, il Dolce & Gabbana dei primi 2000 faceva cose completamente diverse, copre cose abbastanza all'avanguardia, anche se alcuni dettagli erano scopiazzati qua e là, magari anche da designer del calibro di Raf Simons, però faceva questa roba fichissima, che era un misto fra bondage e militare, che veramente spacca, non c'è niente da fare. Questi sono alcuni dei capi che erano delle prime collezioni degli anni 2000, appunto, di Dolce & Gabbana. Quindi, perché no? Magari con una collaborazione di questo genere, magari dà vita a un'inversione di tendenza per quanto riguarda l'accezione stilistica e gli elementi design che finora, negli ultimi anni, sono sempre stati relegati a tutte cose della tradizione italiana, del sud Italia, appunto. Dunque, essendo Supreme il marchio streetwear, e Dolce & Gabbana, quello luxury, quindi di alto livello, di fascia alta, perché non magari con questa collaborazione si dà appunto l'inversione di tendenza che fa tornare questo stile dei primi anni 2000
magari anche citando da parte dei due designer che appunto sono Dolce e Gabbana, citando il proprio heritage, chiamiamolo così, dei primi anni 2000, del suo passato, chiamandolo come un ritorno alle origini, potrebbero fare così, per mettere sul piatto roba veramente figa che spacca. Per non parlare del fatto che negli anni seguenti a collezioni come questa qua, che tra l'altro adesso trovate appunto altissimi prezzi in vendita su siti come Grailed, oppure dentro ad archivi, alcuni su internet, c'è sta ad esempio Herbitrage, New York City, andatelo a vedere, oppure quello che si trova su Instagram che si chiama Take Two Archive, vi ho messo l'immagine qua sotto del loro archivio su Instagram, appunto è tutta roba acquistabile dal loro archivio, che comunque sia anche negli anni dopo si è trasformata, ok, quindi dopo il 2003, dopo questa collezione militare e bondage, sono trasformati a livello stilistico, ancora lontani da ciò che vediamo oggi nelle boutique, però si sono trasformati ad esempio con tutto il lavoro e la ricerca che hanno fatto sui trattamenti del denim, quindi dei jeans. Infatti in quegli anni Dolce & Gabbana erano uno dei brand migliori, era la prima cosa che la gente veniva in mente quando pensava a un jeans molto elaborato, con trattamenti strani, ad esempio sanforized, come dicono in inglese, quindi sabbiato, un trattamento alla sabbia per dargli un lavaggio di un tipico colore, con delle tipiche sfumature. Quindi anche in quegli anni, diciamo 2003-2008, Dolce & Gabbana continuava ad essere leader anche nella ricerca e sviluppo, cioè potremmo dire, con tutti questi trattamenti e applicazioni che dava al jeans, ai loro jeans, quella particolarità che tutti volevano. Particolarità che anche questa ovviamente nel mare magnum di cuori, coroncine, roba da emoji, ultimamente si è andata completamente a perdere nelle loro collezioni recenti. Quindi anche in questo caso ve la butto là, ma ovviamente la collezione già starà venendo disegnata, quindi magari è un po' tardi, però spero che in questa collaborazione fra Supreme New York e Dolce & Gabbana ci sia un occhio di riguardo appunto a questi riferimenti degli anni del decennio passato di Dolce & Gabbana per quanto riguardava tutto l'aspetto del denim, quindi sia i jeans come i pantaloni, sia tutti i trattamenti che applicavano a giacche in jeans, giacche in denim, come quelle tracker jacket da camionista potremmo dire, perché appunto in passato Dolce & Gabbana ne produceva alcune con trattamenti veramente fenomenali che addirittura molta gente mette allo stesso livello dell'archivio vintage di denim, di jeans, prodotto da Helmut Lang, dal designer Helmut Lang negli anni 90, quindi una comparazione che mette allo stesso livello quasi uno dei giganti della moda dei fine anni 90 come Helmut Lang, come Helmut, e appunto le ricerche e i trattamenti applicati da Dolce & Gabbana sui jeans, sul denim, nel periodo che andava dal 2003 a circa il 2008. Poi circola voce, che come ricorderete anche voi ci ho fatto un video riguardo, che questa collaborazione sia anche un trampolino per Supreme per annunciare l'apertura del suo store a Milano, che è una cosa che se ne parla da parecchi mesi, no? Vi ricordate che era stato annunciato il rumor e lo store sarebbe stato aperto a Milano circa quest'anno, sì, quindi alla fine magari della primavera estate 2018. Quindi se le due cose sono collegate sarebbe anche un buzz ulteriore per quanto riguarda l'apertura dello store, il primo store italiano di Supreme. In più c'è quest'ultima affermazione che devo fare, che la collezione, pure se farà schifo, ci avrà super hype, quindi sarà super hypata e andrà sold out a ogni modo, come è andata sold out quella con Louis Vuitton, che era decisamente fatta abbastanza bene, anche perché guardava un po' all'heritage di Louis Vuitton, ad esempio con tutte le borse fatte in happy leather, che è la pelle questa qua, antigraffio, antipioggia, che comunque sia era da parecchio tempo che Louis Vuitton non usava più, quindi avevano ritirato fuori tutte queste cose un po' degli anni passati, degli archivi di LV. Però appunto se la collezione di Dolce & Gabbana si rivela una cagata pazzesca, come la corazzata Potemkin, per citare un grandissimo, anche se appunto sarà una cagata pazzesca, la gente comunque accorrerà per fare la fila davanti ai negozi, ancora non si sa ovviamente se sarà fatta come con Louis Vuitton, con i pop-up store in giro per il mondo, comunque la gente si fionderà a comprarla, perché anche se farà schifo, sicuramente le chance di resellarla saranno comunque sia altissime. Detto questo, siamo arrivati alla fine di questo video, spero sia stato istruttivo per voi e che vi abbia fatto scoprire nuove cose, soprattutto per quanto riguarda gli anni, i primi anni 2000 di tutta la roba di Dolce & Gabbana. Spero prima o poi poter mettere le mani su un pezzo d'archivio loro, magari comprandolo da Grailed oppure da Take Two Archive, magari il bomber,
magari il bomber, quello verde militare con tutti gli strap che riprende un po' il parachute, quello di Raf Simons, oppure quel cargo pazzesco, quel pantalone nei toni del verde militare, anche quello. Spero prima o poi di riuscire a mettere le mani su uno di questi pezzi, perché hanno veramente un valore sia a livello storico che estetico, ovviamente veramente pazzeschi. Vi dico poi che ci vediamo l'8 aprile al Kikit a Roma, Officine Farneto, che è l'evento di streetwear e sneakers più grande d'Italia. Sarò anch'io là, quindi mi raccomando, segnatevi la data, vi ho messo il bannerino qua su con tutte le informazioni. Detto questo, vi ho lasciato anche il link in descrizione, nel commento finale in alto, che contengono sia il mio Instagram, sia il link al gruppo più grande d'Italia per quanto riguarda anche quello, streetwear e sneakers, ovvero Drag Fashion Club, il gruppo Facebook dove potete iscrivervi. Da Federico per oggi è tutto, spero abbiate apprezzato questo video che riguardava e trattava questa news e anche questa introspezione e comparazione fra Dolce & Gabbana vintage e Dolce & Gabbana dei giorni d'oggi. Ci becchiamo prossimamente sempre qui sul mio canale o sul mio Instagram, e bella a tutti!